La sacralità, l'arte, la storia popolare, riunite in un'importante struttura, fanno della processione del Venerdì Santo a Savona una delle più importanti manifestazioni religiose nel panorama degli eventi che in tutta Italia si ispirano alla Via Crucis. Anche questa volta a Savona 30.000 persone si sono riversate in strada per assistere a un evento spettacolare che viene allestito ogni 2 anni. La processione, con la partecipazione delle 6 confraternite, è partita dalla piazza del Duomo e quindi ha attraversato via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, piazza Mameli, via Montenotte e via Stengo, per concludersi con la benedizione solenne del Vescovo di Savona in piazza Sisto IV. La manifestazione trae origini da riti penitenziali medievali. Nel corso dei secoli l'evento è mutato nei suoi caratteri simbolici fino a configurarsi come rappresentazione della passione, composta da 15 gruppi lignei denominati casse. Le casse, dette anche misteri, opere d'arte eseguite da insigni maestri scultori dal 600 al 900, sono dotate ognuna di 2 stanghe e sorrette a spalla dei portatori, che indossano le cappe delle confraternite cittadine nei colori blu, bianco e rosso. Al corteo dei gruppi scultori illuminati e adornati di composizioni floreali sono uniti anche complessi musicali e gruppi corali che nell'eseguire musiche e canti sacri imprimono solennità alla processione. La spettacolarità dell'evento costituisce anche un forte richiamo turistico. Migliaia di persone sono arrivate a Savona da ogni parte della Liguria, ma anche da altre regioni, per assistere a una manifestazione che riesce nel tempo a far risaltare i suoi contenuti di fede, d'arte e storia.